Buonasera e bentrovati on live dal Cinema Gabbiano di Senigallia per gli SDC Days. Bentrovati in questa ultima parte di pomeriggio, di un lungo pomeriggio che ci ha offerto tantissimi spunti di confronto, di riflessione, ha incoraggiato gli esercenti a continuare in questo tempo difficile la loro preziosa presenza nei territori, nelle tante sale sparse in tutto il paese. E questo primo pomeriggio lo abbiamo aperto collegandoci con Nembro, quando abbiamo potuto ascoltare la testimonianza di Don Matteo Cella, direttore di una sala della comunità in quella martoriata provincia di Bergamo, che però vuole resistere, osare, sperare, ci ha detto rinascere. Tutto questo carico di sofferenza ma anche di speranza si lega a doppio filo all'originale quanto mai necessario progetto lanciato dall'ACEC dal titolo Oltre la notte, la perdita e il lutto del cinema. Di questo parleremo con alcuni ospiti, ma intanto vediamo un video che ci introduce in questo ultimo segmento. Arianna, abbiamo visto queste suggestive immagini e cedo a te la parola, ad Arianna Prevedello, scrittrice, critico cinematografico che ci aiuta ad entrare nel vivo di questo emozionante ed evocativo percorso. A te. Grazie Laura, buonasera a tutti, un abbraccio a tutte le persone che sono in sala con te e che ci stanno seguendo dalle nostre sale della comunità. È un progetto a cui tengo molto personalmente e sono felice di averlo condiviso con un team molto ampio di persone che vado subito a citare e anche a presentare. Non sono tutte stasera presenti con noi, ma voglio assolutamente ricordarle. Prima di tutto Francesco Giraldo, il nostro segretario generale, che ha fatto la supervisione, chiamiamola così, di questo progetto. Ci ha sollecitati fin dall'inizio, proprio radunandoci in un team, e ci ha radunato attorno ad un tema che ovviamente è presente, come hai già anticipato tu, ma che appartiene alla nostra vita sempre. Soltanto il Covid l'ha messo in modo più collettivo, in modo più spinoso, in modo anche veramente difficile da interpretare, per quanto la morte rimanga un mistero sempre. Ecco, quindi siamo in tanti a lavorare su questo, e accanto a Francesco Giraldo vorrei citare subito anche Tiziana Vox, che in ACEC si occupa di tutta la parte di editoria, del coordinamento della nostra editoria a livello nazionale, e lei ha fatto appunto il coordinamento anche per tutti gli strumenti che trovate già a disposizione, perché li abbiamo rilasciati progressivamente come un vaccino culturale, un vaccino delle immagini e un vaccino proprio anche del linguaggio, degli audiovisivi, dell'arte cinematografica. E poi vado a citare le persone che invece accanto a Tiziana e Francesco si sono occupati dei contenuti con me. Due sono presenti qui stasera in questo, diciamo, piccola anticipazione del progetto, a cui seguiranno poi dei webinar invece molto approfonditi
durante il mese di ottobre, di cui diremo proprio alla fine di questo piccolo momento che abbiamo tra noi. Sono con noi stasera Paolo Perrone, che avete già visto, perché era già collegato da prima, lo rivedete ancora con noi, e poi Paolo vi racconterà anche della parte che ha curato nello specifico, storico collaboratore di ACEC e direttore di Fincronache, è sempre presente ogni settimana, non solo ai festival annualmente, ma anche con le recensioni e video recensioni che vi mettiamo sempre a disposizione. In questo trittico che vedete appunto davanti a voi compare anche quello che io chiamo dono di questo 2020, per noi estremamente difficile per le sale della comunità, ma quando la vita si fa difficile arrivano i doni, e quindi abbiamo avuto la possibilità, e spero che questa collaborazione abbia veramente vita lunga e fiato lungo, con Vittorio Lingiardi, che è docente alla Sapienza di Roma e che abbiamo coinvolto per tutta la sua appunto competenza di psichiatra, psicanalista, e vorrei aggiungere per tutto il suo amore per il cinema, per la poesia, la letteratura, quindi una commistione di linguaggi che per chi abita le sale della comunità e si occupa appunto di fare l'animatore culturale in esse, è comunque un impasto di linguaggi a noi sempre necessario. Con Vittorio mi permetto questo tu, perché poi a lavorare insieme sul tema del lutto e della perdita mi viene da dire in maniera provocatoria che si diventa intimi, perché ci si occupa delle cose fondamentali della vita e delle domande a cui è anche difficile dare risposta, dare senso, e quindi per noi è stata una collaborazione veramente densa. Non ho ancora citato, ma poi lo farà più approfonditamente Paolo tra poco, gli altri due collaboratori che hanno partecipato alla parte più storico-critica del progetto e che sono appunto anche loro dei collaboratori assidui per la parte dei festival che segue ACEC di cinema, e anche per le recensioni e le video recensioni che mettiamo appunto a disposizione di settimana in settimana, Francesco Crispino e Anna Maria Pasetti. Li conoscete? Conoscete anche le loro voci, come quella di Paolo, perché ci siamo abituati, proprio come succede con la radio, a non vederli in volto, ma a conoscere in maniera proprio veramente anch'essa intima proprio la loro voce. Allora, velocissimamente, tra un secondo, do la parola subito a Vittorio e anticipo quello che è un po' l'architettura di questo progetto. Che cosa mettiamo a disposizione e che cosa è già obiettivamente online? Tantissimo materiale che cercheremo stasera di presentare e che poi nei quattro webinar a disposizione ad ottobre, con tutte le persone che ho citato finora a livello di preparazione e redazione dei contenuti, nei webinar cercheremo di spiegarvi il metodo, come anche poter utilizzare poi questo materiale fino in fondo. Stasera invece vi presentiamo un po' il paesaggio, l'architettura. Abbiamo saggi digitali già online, sia su una parte odierna, contemporanea, che abbiamo curato io e Vittorio. Io ho preparato il saggio introduttivo che cerca proprio di ripercorrere quanto il tema della morte e dell'elaborazione del lutto, proprio come storie che curano, sia assolutamente presente nel cinema contemporaneo. All'interno di questa moltitudine di opere cinematografiche che abbiamo a disposizione, poi ne abbiamo selezionate con lui, diciamo una decina circa, anche se una l'abbiamo resa trittico, chiamandolo trittico delle rimembranze. Con lui abbiamo curato delle schede proprio insieme. Obiettivamente poi le competenze e le cose che scriviamo sono diverse, perché arriviamo anche da percorsi diversi. Abbiamo voluto il professor Lingiardi con noi proprio perché potesse, a partire anche dalla sua vena poetica, però portare anche quel valore in più che come animatori delle sale della comunità possiamo apprendere nell'usare un lessico giusto anche
nel citare alcune questioni che si snodano attorno al tema della perdita e dell'elaborazione del lutto. Quindi accanto al mio saggio digitale, alle schede fatte con lui, poi si apre un'altra miriade di testi e di video recensioni a disposizione e di altri saggi digitali di cui vi dirà tra poco Paolo e che invece rappresentano una seconda area perché abbiamo voluto, come sempre, avere un occhio al presente ma anche un occhio al passato, perché l'arte cinematografica vive sempre, perennemente di questo passato, anche quando gli autori ci hanno già abbandonato, anche quando i registi sono già morti, non da poco, ma vediamo che in qualche modo si riconfermano ancora più contemporanei a volte dei film di cui ci siamo occupati io e Vittorio. E quindi, secondo le competenze di ciascuno, ciascuno ha in qualche modo scandagliato questi film. Sono tanti sia nella parte contemporanea sia nella parte storico-critico. E quindi vogliamo essere utili alle sale della comunità, sia quelle che lavorano sotto un punto di vista più contemporaneo, sia quelle che invece ospitano in maniera molto anche frequente un cinema più legato alla storia del cinema. E ci siamo resi conto che, ad esempio, prima ho detto storie che curano, potremmo citare Ordet e pensare anche la parola che cura, potremmo declinare questa frase in tantissimi altri modi. Questo è un po' l'esercizio che abbiamo cercato di fare. Chiederei proprio a Vittorio anche di poter raccontare che cosa ha significato scrivere di cinema, perché Vittorio lo fa già, lo fa ogni venerdì con il suo Psycho, lo fa nei suoi libri anche più accademici, che però rimangono sempre anche semplici, divulgativi, perché io non sono una psicanalista, però ci sguazzo dentro nei suoi libri, contenta e soddisfatta di trovare tanti appigli nei confronti del cinema. Ecco, che cosa ha significato per una volta scrivere anche direttamente pensando proprio a persone che poi nelle sale potranno accompagnare altri a pensare il cinema come guida, come sostegno per elaborare i propri lutti, non solo del Covid, ovviamente. Grazie Arianna, e sarò breve perché vedo che sono già le 8 meno un quarto. Ci tengo a dire che se generosamente sono stato definito un dono, per me i doni sono sempre reciproci, e è stato un dono in un momento complesso come quello del lockdown entrare in contatto con gli amici che mi hanno coinvolto in questa avventura. Come diceva Arianna, io ho un rapporto continuativo, amatoriale, non da recensore, non sono un critico cinematografico, ma da persona che ascolta le storie per lavoro. Ecco, in un momento di dolore collettivo e di elaborazione necessaria di questo dolore, l'idea di affidarci a una narrazione cinematografica è stata un'idea in sé terapeutica. Io penso che raccontiamo storie per vivere, lo diceva una grande giornalista e scrittrice americana, Joan Didion, che peraltro in tema di lutti ha una grande esperienza, avendo scritto quel meraviglioso libro che è L'anno del pensiero magico sull'improvvisa morte di suo marito, e il libro contiene quella frase indelebile che è: una sera ti siedi a tavola e scopri che la tua vita è completamente cambiata, e quindi grazie alle storie costruiamo la nostra identità. La particolarità dell'incontro tra la psiche, il cinema e la narrazione delle storie è che nel momento in cui noi incontriamo una storia non siamo più gli stessi, ma anche quando la storia incontra noi non è più la stessa, perché è vero che ha un suo formato, un suo svolgimento, un suo inizio e una sua conclusione, ma siamo noi che attribuiamo con la nostra memoria, con le nostre emozioni, con i nostri ricordi, dei significati, delle identificazioni, delle passioni e anche, diciamo, delle disapprovazioni. Niente come il cinema unisce e divide persone anche molto simili per cultura e per gusto, eppure c'è sempre in un film qualche cosa nell'esperienza narrativa che ci
unisce molto o ci separa molto. E quindi penso, da ascoltatore di storie per lavoro, storie che co-costruisco insieme ai miei pazienti, che anche le storie del cinema curano, perché ci abituano alla capacità immaginativa, alla convivenza appunto con la memoria, e danno in qualche modo una dimora alla nostra vita. In un momento in cui eravamo tutti sequestrati nelle nostre case e assistevamo dalla posizione di protezione e di solitudine anche spesso al di là, al di qua delle finestre, quello che avveniva nel mondo, io credo che la costruzione di un pensiero sul lutto, un pensiero sulla perdita, un pensiero sul morire, che naturalmente nei film che sono stati scelti, molto diversi, molto di ispirazione e di svolgimento diversi, però uniti dall'urgenza o dalla necessità o dall'attesa di una possibilità di elaborare il lutto. Quindi siamo andati dal bellissimo film di Rodolfo Bisiatti al Dio ignoto, al film di Nanni Moretti Mia madre, al film Tito e gli alieni di Paola Arandi, quindi film molto diversi tra loro, che avevano in comune che cosa fare del lutto, che cosa fare della nostra esperienza psichica della perdita, in un momento in cui tutti vivevamo l'esperienza psichica della perdita. Ed è stato davvero, credo, un momento molto terapeutico e molto intenso per tutti. Aggiungo una piccola cosa che è avvenuta proprio questa mattina e mi ha molto colpito, e riguarda proprio il cinema delle sale. Ho ricevuto un'email da un lettore che non conosco, che aveva letto il mio Al cinema con lo psicoanalista, questo film che raccoglie un po' le mie incursioni settimanali del venerdì sul cinema, e mi scrive che domenica sera, prima della visione al cinema del film Il meglio deve ancora venire, un'amica mi ha gentilmente regalato il suo libro. Le scrivo, non le scrivo per darle le impressioni su questo libro o contestare, approvare quello che lei scrive, ma perché sfogliando le pagine sono riuscito a percepire un amore per la sala che condivido pienamente. Le sembrerà una cosa secondaria rispetto agli argomenti importanti trattati nel libro. L'amore per la sala però ha riempito la mia vita. Potrei raccontarle mille aneddoti, ma credo che le basti sapere che in prima media, anno 1970, annoiato per la lezione, ho iniziato a scrivere su un quaderno tutti i film che avevo visto in sala fino a quel momento. E da allora tengo aggiornato questo conteggio, tenendo presente che alla fine del secolo scorso la mia media era di circa 100 film all'anno. Non ho altro da dirle, in questo periodo occorre tenere duro, occorre andare al cinema anche nelle piccole sale che magari proiettano lo stesso film che potresti vedere comodamente in poltrona a casa tua sul maxischermo. Forse fra poco ci saranno solo gli uomini cinema, come in Fahrenheit 451 del meraviglioso Truffaut erano presenti gli uomini libro. Ebbene, io sarò tra quelli. È una testimonianza, a mio avviso, molto commovente e molto sincera della bellezza delle sale, dei cinema visti nelle sale, perché sono un momento della comunità. Grazie Vittorio, io sono anch'io commossa, e poi vedo il sorriso mio e anche di Paolo, e immagino il sorriso di altre persone che avranno ascoltato adesso anche in sala o da casa queste parole, che veramente sono un balsamo in questo momento per noi, per tutta la fatica anche di questo avvio dopo le arene estive un po' più brillanti. In questo momento stiamo facendo molta, molta fatica, quindi questo lettore spettatore ci ha veramente riempito il cuore. Ne approfitto per ricordare anche l'editore del tuo libro, no? Questo libro è uscito da pochissimo, proprio qui a settembre 2020, Raffaello Cortina, e mi piaceva chiederti per un minutino ancora di spendere qualche parola proprio su questo libro, perché come il nostro progetto, anche questo libro ha un'architettura molto particolare. Hai scelto di raccontare questo tuo amore tra psicanalisi e cinema in un modo assolutamente creativo. Qualche secondo, riesci a raccontarcelo? Assolutamente, sarò rapidissimo. Mi sono ritrovato dopo 5 anni di schede sui film settimanali, quindi insomma una certa quantità, a doverle organizzare. E
il mio amore per il cinema è pari al mio amore per la poesia e per la letteratura, mi sono spontaneamente tornati alla memoria i meravigliosi versi arioste, quindi ho deciso che tutti i film di cui ho parlato in questi anni potevano essere divisi in sei stanze sensibili e poetiche, che sono le donne, i cavalier, l'arme, gli amori, le cortesie e le audaci imprese. E quindi dai film centrati soprattutto sulla narrazione di una biografia femminile, le donne o maschile, i cavalieri, via via fino alle audaci imprese, ora che sono per esempio tutti film che raccolgono la grande tradizione cinematografica, ormai si può parlare tradizione della narrazione sulle migrazioni e sulle grandi vicende sociali che attraversano il mondo contemporaneo e non solo, ecco che ho raccolto in queste stanze i film di modo che il lettore potesse avere anche appunto delle sedi in cui ritrovare, ovviamente le stanze non sono mai ermetiche, come le stanze della psiche sono molto collegate tra di loro, però le stanze del cinema ancora di più, ma ci consentono un ordine che poi possiamo anche, come tutte le gabbie, aprire per liberare la bellezza e la varietà delle narrazioni. Grazie mille, io vi consiglio anche i libri precedenti di Vittorio, andateveli a cercare perché anche se non sono dichiaratamente sul cinema, in realtà di pagina in pagina le citazioni non mancano mai. E cedo subito la parola a Paolo che doverosamente deve riuscire in poco tempo, ma in realtà sei bravissimo perché hai già fatto allenamento nell'incontro precedente, a raccontarci prima di tutto perché vale la pena recuperare tantissime proposte dalla storia del cinema sul tema del lutto, della perdita e dell'elaborazione, e poi se ci presenti un po' come avete deciso di lavorare anche con Anna Maria e Francesco. Grazie. Beh, intanto saluto voi, saluto tutti, buonasera di nuovo a tutti coloro che ci ascoltano. Sì, il tema è il tema della morte, dell'elaborazione del lutto, sono i temi della vita, come ricordava il professor Ligiardi, quindi è ovvio che il cinema se ne è occupato praticamente fin dalle sue origini. E il cinema in fondo è lo specchio della vita, è uno specchio a volte riflettente, a volte deformante, ma questo tema è un tema che non è soltanto un fiume carsico, ma è veramente molto di più, è veramente un oceano. Ed è stato infatti abbastanza complesso andare a cercare di nuotare in quell'oceano, nel cercare di trattenere, diciamo, quei film, quegli autori che ci sembrava opportuno, doveroso trattare nell'ambito di questo nostro progetto. Abbiamo lavorato su due fronti. Uno è quello che ricordavi tu, l'aspetto più strettamente storico-critico, andando a individuare appunto tre grandi autori, tra i tanti, veramente tanti, che meritavano di essere, come dire, spesi e trattati, analizzati, partendo da questa prospettiva particolare, non soltanto per il loro valore e la loro filmografia, ma in particolare per quello che avevano espresso su questo tema specifico. E poi parallelamente abbiamo lavorato anche, diciamo, su un versante quasi contemporaneo, perché c'erano anche film, non soltanto autori, magari film di autori che sul tema si erano espressi anche solo con quel film o con alcuni film, ma quei film erano talmente importanti che non potevamo lasciarli andare. E così con appunto Anna Maria Pasetti e con Francesco Crispino, hai ricordato Tiziana Volse, mi fa piacere rievocarla anche in questa sede, cito ancora Paolo Righini che è la persona che si occupa di tutti i nostri lavori, diciamo dal punto di vista tecnico e di editing, dal punto di vista video. Beh, siamo andati appunto a cercare di stringere un po' le maglie. Abbiamo parlato di che cosa? Di tre grandi autori. Io mi sono occupato di Ingmar Bergman, Anna Pasetti si è occupata di Terrence Malick e Francesco Crispino di Pierpaolo Pasolini. Tre autori che appunto su questo tema hanno espresso veramente molto all'interno della loro filmografia. È stato un viaggio, anche il nostro, confrontandomi con Anna e con Francesco, ce lo siamo detti più volte, molto arricchente, perché per tutti questi autori, quindi anche per noi, il tema della morte è un tema in realtà di grande valore di vita, perché parlo di Bergman, ma vale per tutti, certamente, come dire, il mettere in scena la morte con i suoi riflessi, con le sue dinamiche, è un messaggio di riflessione estremamente alto e poi trattandolo con l'autorevolezza che ha avuto Bergman all'interno di tutto il suo cinema, parliamo di quasi 50 film in 60 anni di carriera, di cui almeno la metà hanno comunque
come tema di fondo o in primissimo piano il tema della morte, il settimo sigillo, il posto delle fragole, sussurri e grida, Fanny Alexander, la fontana della Vergine e chi più ne ha più ne metta. Quindi su questi grandi autori ci siamo confrontati cercando, come dire, il massimo rispetto possibile attraverso i saggi digitali che sono già stati pubblicati e su cui faremo anche il nostro webinar ad ottobre, come ricordavi tu. Però non potevamo tralasciare, dicevo, quei film che invece sono stati e sono tuttora dei punti, diciamo, delle orme da seguire proprio per non lasciare nulla di intentato rispetto ad una riflessione globale di quanto il cinema ha lavorato su quel tema. E allora siamo partiti anche qui con una selezione abbastanza faticosa e un po' dolorosa, se mi permettete il gioco di parole, da Kurosawa, da Vivere di Kurosawa, primi anni 50, siamo arrivati a Year After di Clint Eastwood, in mezzo ci sono film straordinari, penso a Solaris di Tarkovsky, di cui mi sono occupato io, ma ci sono Il sapore della ciliegia di Chiarostami, La stanza del figlio di Nanni Moretti, c'è Ordet, come ricordavate prima, di Dreyer. Insomma, ci sono film veramente di grande importanza e rilevanza. Questo fa parte appunto del pacchetto che abbiamo voluto mettere insieme, sperando, come dicevi tu, insomma, di fare un servizio alle nostre sale, perché il tema ci ha coinvolti umanamente, ci ha coinvolti a livello di relazioni, ci ha coinvolti anche come critici, come studiosi di cinema. E così, se guarda, noi sai che io arrivo dalla Mostra di Venezia, siamo stati a Venezia, la Mostra di Venezia quest'anno ha espresso moltissimi film sul tema. Sarà un caso, non sarà un caso, credo che non sia un caso, quindi, come dire, c'è un riverbero continuo e quindi sono i temi che permeano la nostra stessa esistenza ed è bello poterli rivedere appunto al cinema. Hai proprio ragione Paolo, grazie di averlo ricordato, perché anche due film proprio che sono in programma in queste giornate delle sale della comunità On Life, La vita nascosta e Corpus Christi ad esempio, entrambi vanno a recuperare questo tema, un tema sempre presente e che ci dà proprio modo, come anche adesso spiegavi tu, di condividere con gli altri una verità narrativa del nostro dolore, anche per persone che non hanno ancora incontrato il lutto in maniera forte, prepararsi assieme ad altri che invece l'hanno già incontrato può essere una strada di comunione che offre la sala della comunità. E quindi l'esperienza del cinema in qualche modo a volte ci fa soffrire essa stessa, perché alcuni film ci pongono di fronte veramente a un interiorizzare profondo del mistero della morte e del dolore, però allo stesso tempo ci preparano. Quindi io ringrazio tutti i nostri ospiti, anche quelli che non avete visto in volto, e soprattutto anche Paolo, che è la persona, Paolo Righini, come è stato ben ricordato, e ti ringrazio perché mi ero concentrata sui contenuti, diciamo, editoriali, però c'è poi tutta una competenza tecnica che Paolo mette in campo e quindi lo fa tutto l'anno, non solo per questo progetto, quindi grazie. Adesso in teoria dovremmo vedere una slide che ci propone i webinar di ottobre, altrimenti li posso ricordare io se la slide non compare. Ce l'abbiamo. Eccola qua, perfetto. Ecco, vedete che potrete gustare tutte le cose che sono state adesso introdotte in maniera più specifica dal 7 al 29 ottobre. Abbiamo proprio dedicato un webinar per ciascun filone e saranno messi in campo da tutte le persone che hanno collaborato a livello editoriale a questi materiali, sia le video recensioni, i saggi che le schede. Io veramente invito le sale a considerare questo tema, ma a considerarlo prima personalmente, a immergervi come abbiamo fatto noi, perché penso che sia l'unico modo per proporre poi
eventualmente un itinerario in sala. Prima deve essere fatto nostro, dobbiamo trovare quelle che sono le pellicole, anche se non sappiamo che non sono più pellicole, però quali sono le opere cinematografiche di cui sappiamo farci carico in sala rispetto a questo tema. E quindi bisogna rivederle o vederle per la prima volta, sia che siano vecchie o nuove, e partecipare a questi webinar. Scegliete quello che vi piace, quello che avete tempo, la data che vi va bene, ma lasciatevi in qualche modo coinvolgere. È un tema ostico, ma è il tema che prima o poi dobbiamo abbracciare, perché è quello che ci insegna a vivere. Sono sicura che gli ospiti che sono con me confermano questa meditazione. Mi hai fatto pensare, Arianna, a una bellissima frase di un critico francese, Serge Denis, che dice: il cinema ci riguarda, che non è solo parla di noi, ma è anche che dopo che noi l'abbiamo visto è lui a guardare noi, perché ci ha modificato. E soprattutto il cinema del lutto, il cinema del morire, il cinema della partecipazione al ciclo della vita ci riguarda ancora di più. Ma che belle queste parole, non ci poteva essere migliore conclusione. Grazie ai nostri ospiti, rilanceremo senz'altro tutti questi temi. A me il compito purtroppo di chiudere questa interessantissima conversazione, mentre do appuntamento per le ore 21 con lo spettacolo teatrale Giobbe. Lingiardi prima diceva: grazie alle storie costruiamo le nostre identità. Questa è una storia che viene presa a piene mani da un bellissimo romanzo di Joseph Roth. Giobbe lo proporrà Roberto Anglisani, che ne ha curato anche la versione drammaturgica. Quindi ci spegniamo per un'oretta circa, magari mangiamo, ci rilassiamo, poi di nuovo on live in diretta da Senigallia per queste SDC Days, che veramente ci hanno regalato tantissimi spunti e la voglia di ripartire, di rinascere, per riprendere l'auspicio che ci ha dato in apertura Don Matteo dal suo cinema di Nembro. Quindi alle 21 in diretta di nuovo con Giobbe e Roberto Anglisani. Subito dopo lo spettacolo sarà Alessandro Zaccuri ad intervistarlo. Buona serata.